Ciao ragazzi, eccoci a fare il riepilogo di quanto abbiamo imparato da studenti nelle ultime 2 o 3 sessioni di laboratorio di geografia. Ci siamo concentrati su un capitolo di L'Europa in viaggio, quindi su una parte di L'Europa in viaggio, che noi per comodità abbiamo intitolato Un'altra isola, ma che Marco intitola Un manifesto per l'Europa, Stefano Rossi. Allora, in questa parte del libro Marco incontra al campus Luigi Einaudi appunto Stefano Rossi, che è il presidente del Centro Einstein di Studi Internazionali, un istituto fondato nel 1965 che svolge la sua attività di istruzione, formazione e ricerca scientifica nel campo delle scienze politiche, economiche e sociali, con speciale riguardo al processo di unificazione europea e mondiale. Allora, abbiamo detto appunto che questa parte del libro di Marco si concentra sull'isola di Ventotene, su quanto accaduto sull'isola di Ventotene, ed è un tassello molto importante nella storia dell'Unione Europea. Cosa abbiamo fatto noi leggendo questo testo? Ci siamo detti che avremmo lavorato su questi processi di pensiero soprattutto. Quindi, osserviamo attentamente, descriviamo quello che vediamo, poi cerchiamo di catturare il cuore del discorso e di trarre conclusioni. Osservare attentamente in che senso? Allora, prima lezione che abbiamo visto insieme, questa, che in un testo informativo possono essere presenti informazioni di vario tipo, dalla collocazione di un fenomeno, al suo scopo, la funzione, la durata, caratteristiche fisiche, organizzazione, spiegazione. Quindi abbiamo visto un po' tutti i tipi o molti dei tipi di informazioni che possiamo trovare all'interno di un testo informativo, di un testo espositivo, ma anche poi negli argomentativi abbiamo detto. E abbiamo cercato di mettere nuovamente in atto il nostro pensiero. Leggendo, abbiamo detto, dobbiamo chiederci che tipo di informazioni mi sta dando l'autore e quindi provare a catturare il cuore del discorso. Un esempio. Marco inizia con una introduzione geografica. Scrive: rispetto a Utoyai più grande, lunga e stretta, ricorda una ciabatta in mare, come l'ha definita la senatrice a vita Camilla Ravera. E poi non sorge su un lago, ma nel cuore del Mediterraneo, davanti alla costa dove finisce il Lazio e inizia la Campania. Oggi a chi la visitasse senza conoscerne la storia e non avesse cura di notare in alcune strade le piastrelle di cotto con indicati nomi come Via delle mense comuniste, via mensa socialista, strada delle botteghe dei confinati, nella fortuna di conoscere Fabio Masi, libraio indipendente e custode della memoria dell'isola, potrebbe sembrare soltanto il cuore di una riserva marina battuta dal vento a metà strada tra la terraferma e Ponza. E invece, qui ci siamo detti qua che ci veniva data un'introduzione di taglio geografico, ma con un'apertura a uno scenario storico. Quindi abbiamo provato a catturare il cuore del discorso e mi avete detto che secondo voi è questa, che Ventotene è un'isola del Mediterraneo dalla notevole importanza storica. Siamo andati avanti, abbiamo fatto così proprio seguendo passo passo questo capitolo. Quindi abbiamo diviso il quaderno, il foglio del quaderno in 2 sezioni, avete messo il tipo di informazioni. E secondo voi qual era il cuore del discorso che Marco stava facendo? Poi ci siamo fermati su alcuni tipi di informazioni nelle altre lezioni, quelle un po' più particolari, e abbiamo cercato di capire come trattarle. Ad esempio, ci siamo detti questo. Strategia, mini lezione. Quando mi rendo conto che l'autore sta utilizzando un linguaggio di tipo figurato, devo cercare di capire cosa mi vuol dire, mi devo fermare. E come farlo? Ad esempio, con un diagramma di Venn. Quindi, Marco a un certo punto definisce l'idea di Spinelli un Big Bang. E allora, che cos'è il Big Bang? Che cosa sosteneva Spinelli? E cosa hanno in comune, quali caratteristiche del Big Bang posso portare a utilizzare per definire l'idea di Spinelli. Quindi avete visto, avete detto che qui
Magnone definisce l'idea di Spinelli un Big Bang e mi fa pensare che quello che propone Spinelli è un'esplosione, è un'idea rivoluzionaria da cui potrebbe nascere un mondo nuovo. Altri hanno anche detto che l'esplosione è qualcosa di pericoloso, è anche qualcosa che non sempre viene accolta positivamente. Infatti poi abbiamo visto che accade questo all'idea che sta alla base del manifesto di Ventotene. Ancora, altra lezione che abbiamo fatto. Quando in un testo che sta parlando di un argomento, sta trattando un argomento generale, ci vengono date informazioni anche biografiche, dobbiamo chiederci perché proprio quelle informazioni biografiche? Perché non tutta la vita di questa persona? Quelle informazioni a cosa servono nella costruzione del testo e cosa mi fanno capire della persona di cui l'autore sta scrivendo? E anche in questo caso abbiamo provato ad applicare subito questa strategia, questa riflessione. Quindi, a un certo punto, parlando del manifesto di Ventotene e di Spinelli, Magnone scrive: nel 1941, proprio mentre l'Europa vive il suo momento più buio sotto lo scacco dell'occupazione nazifascista, lui, cioè Spinelli, ha la forza non solo di immaginare il riscatto, ma anche di fissare in un documento che diventerà famoso come il manifesto di Ventotene le coordinate perché il suo sogno possa realizzarsi, un sogno che però non sogna da solo. Questa non è una vera e propria informazione biografica, vi ho detto, però ci dice qualcosa il fatto che è Spinelli che in un momento molto difficile fissa queste coordinate. Cosa avete capito di lui? Che crede fermamente nelle sue idee, che è convinto di quello che fa. Ultima cosa. Quando invece troviamo una riflessione, abbiamo detto che l'inserire una riflessione in un testo informativo spesso è un invito che l'autore ci fa per riflettere a nostra volta, sia a collegare la riflessione a quanto appena letto, sia anche ad istituire delle connessioni che possono essere con altri testi, con altre situazioni o anche con la nostra vita. In questo caso Marco scriveva: dopo aver ripercorso con Stefano l'epopea di Ventotene nel suo manifesto, mi tornano alla mente le parole di due scrittori. Come spesso accade, sono loro che riescono a leggere le capriole e le giravolte del mondo con più lucidità di tanti politici. Il primo è un poeta tedesco vissuto tra il 700 e 800, Friedrich Hölderlin, che in Patmos sosteneva: ma là dove c'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Il secondo è Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore e aviatore francese diventato famoso per Il piccolo principe, che apre il suo Terra degli uomini scrivendo: misurandosi con l'ostacolo, l'uomo scopre se stesso. Ecco, l'Unione Europea, forse la più importante invenzione politica del Novecento, è nata proprio così, dall'abisso e dall'utopia. E quali sono le riflessioni che avete fatto? Avete fatto connessioni soprattutto con voi stessi. Avete cercato di ragionare, si vede qualcosa qua in alto nei vostri appunti, quando voi avete scoperto un po' di più di voi stessi misurandovi con degli ostacoli. E poi siamo tornati a una cosa che avevamo detto in precedenza. L'Unione Europea qui è nata dall'abisso e dall'utopia. Beh, un linguaggio abisso abbastanza figurato. Cosa voleva dirci Marco? Di che abisso stava parlando? E anche qui abbiamo ragionato, no? E abbiamo detto che l'abisso è l'abisso del nazifascismo, l'abisso della Seconda Guerra Mondiale. E l'utopia? Beh, ve l'ho lasciata come compito. Qual è l'utopia che sogna Spinelli? Allora ragazzi, fatto tutto, ripercorriamo un attimo velocemente quello che abbiamo detto. Abbiamo detto quindi in diverse lezioni che in un testo informativo possono essere presenti informazioni di vario tipo, quindi le devo riconoscere e una volta che le ho riconosciute devo provare a catturare il cuore del discorso. Poi ci siamo detti che in questo tipo di informazioni è possibile che ci sia ad esempio il linguaggio figurato. Quando mi accorgo che l'autore lo sta utilizzando devo fermarmi e cercare di capire cosa ne vuol dire. Un modo per farlo è utilizzare l'insiemistica. E poi quando invece l'autore sta condividendo con me una sua riflessione,
mi sta invitando a riflettere a mia volta, sia su quello che abbiamo appena letto, alla luce delle sue riflessioni, a pensare sono d'accordo con lui, la sua riflessione è anche la mia, posso aggiungere qualcosa. E poi posso provare a istituire delle connessioni, riflettendo con altri testi, con altre storie, con il mondo in cui vivo, ma naturalmente anche con la mia vita. Eccoci qua, noi ci vediamo alle prossime lezioni e continueremo ancora a parlare di Unione Europea, ancora leggendo il testo di Marco Magnone. Ciao a tutti e buon lavoro!